Allora, dubbio amletico. È vero che bere tanta acqua fa dimagrire? Chiediamo alla nostra biologa nutrizionista Lucia. Allora, questa è una delle domande tipiche che fanno i pazienti, la sono sentita fare migliaia di volte. Sull'acqua ci sarebbe da fare un discorso molto interessante, forse un po' lungo, ma lo abbreviamo. È importante bere tanto, insomma, bere acqua quando stiamo facendo. È importante sempre bere acqua, ovviamente, ma in particolare quando vogliamo dimagrire. Si dice che l'acqua attivi il metabolismo. Cosa vuol dire? Allora, noi abbiamo come noto una gran parte di acqua nel cosiddetto, facente parte del cosiddetto comparto extracellulare, no? Nel senso al di fuori delle cellule che compongono il nostro organismo c'è dell'acqua, diciamo c'è un liquido, detto liquido extracellulare, composto per la maggior parte di acqua. Questo liquido contiene molti metaboliti, no? Molte sostanze, alcune sono quelle che devono entrare nella cellula per nutrirla. Ma molte sono le sostanze che la cellula scarta, devono essere portate via dal sangue, no? Quindi entrano in questo liquido extracellulare e qui in qualche modo devono uscire attraverso vari sistemi, no? Soprattutto poi raccolte dal sangue e portate via nei reni, nei polmoni e così via. Allora, più tanti metaboliti ci sono, più tante sostanze di scarto, diciamo, ci sono in questo liquido cellulare, più questo liquido è abbondante, perché i metaboliti devono essere diluiti. No? Cioè, è come se io avessi una soluzione molto densa e siccome non va bene che sia densa, la devo diluire, ci devo aggiungere dell'acqua. Allora, quando io ho tante sostanze di scarto nel comparto extracellulare, per diluirlo tendo a trattenere l'acqua. Questo fa sì che intanto sia, diciamo, non fa piacere, mi sento gonfia, no? Sono gonfia, mi sento un po' intasata come. E soprattutto questo sfavorisce il flusso dei metaboliti al di fuori del nostro corpo, no? Quindi è un po' come se ci mantenesse più intasati questa cosa. Bere tanto, non è vero che favorisce il trattenimento dei liquidi, bere tanto proprio aiuta a drenare. Perché? Perché se io bevo tanto, in realtà mando tanto liquido nel mio corpo, quindi diluisco di più, diciamo, no? Queste, e faccio sì che i metaboliti escano più facilmente. Attraverso, per esempio, la funzione renale, gran parte dei metaboliti se ne vanno. Se bevo tanto, il rene funziona bene, porto via tanti metaboliti di scarto che quindi non stazionano nel liquido extracellulare. Ed ecco che il liquido extracellulare non è necessario che sia così abbondante, no? Diminuisco questo comparto e quindi ho una funzione di drenaggio, il che favorisce appunto un buon ricambio, quindi un buon metabolismo cellulare. Ecco perché si dice che aumenta il metabolismo bere tanto, no? Favorisce il fatto che non vengano celluliti o comunque insomma quei fenomeni appunto di pelle spessa, pelle a buccia d'arancia che sono proprio dovuti al fatto che non c'è un buon ricambio, specialmente nelle parti come le cosce, sedere, queste parti qui dove insomma per motivi vari già il ricambio è un po' più faticoso, no? E bere tanto favorisce diciamo il buon funzionamento, il buon drenaggio di queste parti. Fantastico, abbiamo veramente scoperto l'acqua calda. Bevete contro la cellulite, fantastico. E non dimenticate che bere molto serve anche per la salute delle vostre articolazioni. Bene, alla prossima, ci vediamo presto con altri suggerimenti nutrizionali bellissimi.